nel Vangelo di domenica prossima possiamo concludere in tre parole. Prima, Dio non condanna l'uomo perché lo ama, perché siamo i suoi figli e le sue meraviglie dell'amore. Seconda cosa, quella che il Vangelo molto sottolinea, è anche quella che Dio rialza l'uomo e dà la sua nuova dignità all'uomo. Perché vedendo la donna che è stata da sola con lui, lui la rialza e dà la nuova dignità, dignità del figlio che è stato perduto per il peccato che ci poi dopo spezza la comunione con il nostro padre. E terza cosa, quella che anche c'è, che Dio il peccato poi dopo anche trasfigura o cambia in grazia, dacci la grazia di non di nuovo cadere, come detto alla donna, vai e non peccare più. Vuol dire che adesso io pecco, ma nel momento della mia caduta Dio mi dà grazia per alzarmi, dammi nuova dignità e posso andare di nuovo per fare le opere buone e belle. Quello è il grande amore di Dio e si esprime così: misericordia, amore e dare di nuovo la dignità all'uomo, quella perduta per peccato.